Ti ricordi di me? Sono Andrea, conviviamo insieme. Volevo solo ricordarti che... Praticamente, come si dice? No. Ciao a tutte patatini e patatine, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere delle cosine che mi sono arrivate e chiacchierò un bel po' con voi, quindi spero mettetevi comode, spero non vi faccia noia questa cosa, però veramente ho tante cose da dirvi che ho voluto fare questo video news e insomma farvi vedere le ultime cose, novità che mi sono arrivate. Allora, vi parlo prima di tutto delle cose che mi sono arrivate, così poi ci scegliamo per bene. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questo orologio di Daniel Wellington che mi è arrivato prima che partissi per Roma. Me l'hanno voluto inviare prima in modo da poterlo provare bene, insomma, poi dirvi la mia. Allora, questo orologio costa parecchio, vi premetto una cosa. Molti di voi magari lo conosceranno perché l'hanno visto magari nei video di altri youtuber o nei blog di blogger, perché appunto è veramente un orologio straversatile, di tendenza, sta bene con qualsiasi outfit perché è veramente molto molto basico come orologio. Allora, si presenta con questo quadrante enorme, vi parlo prima dell'orologio in sé, e questo cinturino fine. Il cinturino è di vera pelle e ci sono, se non erro, 4 colorazioni del cinturino di pelle fatto così. Io ho voluto scegliere questo perché il nero avevo paura che legasse troppo, nonostante comunque sia il marrone magari che lega di più, però ho pensato che il marrone comunque è un colore molto vintage che lo posso abbinare più o meno con tutto rispetto al nero. Non lo so perché ho fatto sto ragionamento, che magari è sbagliatissimo, però ho detto vabbè, lo scelgo marrone perché, non lo so, mi ispira marrone, allora l'ho scelto marrone. Inoltre l'ho scelto con i profilini e tutto quanto oro rosa e ci sta da dio, devo dire, con il marrone del cinturino. Quando vi arriva è completamente scuro e rigido. Io l'ho indossato poi per 2 ore, cioè l'ho indossato e dopo 2 ore ha iniziato ad ammorbidirsi, a prendere la forma del polso. Nelle parti piegate, ecco, il colore è diventato più caldo, più bello, quindi ha queste tonalità molto degradé. Mi piace tantissimo perché è veramente basico, super super imballata in una busta dentro un'altra busta. Questa scatolina con scritto Daniel Wellington, panna e marrone scuro, e questa parte sotto è tipo di raso, molto molto morbida. All'apertura c'era l'orologio con questo cuscinetto morbidissimo e nella parte sotto dal cuscinetto abbiamo il manuale dell'orologio in sé, un cacciavitino per cambiare credo le pile, tutto quanto, e poi la targhettina del modello dell'orologio. Il mio è il Classic St. Andrews. Ripeto, costicchiano parecchio, ma è un orologio davvero fatto benissimo, strabello, quindi non spendo altre parole perché non vorrei sembrare monotona. Mi è arrivato poi un pacchettino dalla The Body Shop della linea natalizia che non me l'aspettavo, e vi faccio subito vedere i prodottini che mi sono arrivati. Sono arrivati dentro questa busta. Il primo prodotto che vi faccio vedere è questo eyeliner glitterato, si chiama appunto Glitter Eyeliner. La tonalità è Sparkling proprio ed è un argento, è un eyeliner glitterato, super super argento, e non l'ho ancora aperto questo perché mi sono appena arrivati e non ho avuto modo di provarli. Poi questo che appena l'ho visto sono tipo morta. Io adoro questo packaging con l'erogatore a pompettina, veramente io stavo anche cercando un profumo fatto così e mi piacciono tantissimo. Lo vendeva anche la, non so se lo vende tuttora, la Bottega Verde, che praticamente era la stessa cosa che c'è qua dentro, una specie di illuminante corpo viso con la pompettina simile, era proprio piccolino, costava un fracco di soldi, infatti non l'avevo mai comprato perché veramente mi pare sui 10 euro un cosino del genere, ho detto no, non li spendo 10 euro per un robino del genere. Questo qua si chiama The Sparkling Shade ed è la tonalità 3. Poi mi hanno inviato questo bellissimo orso polare versione spugna, che non utilizzerò come spugna perché dai, è troppo bellino, lo lascerò proprio di bellezza o in bagno o qua in camera. Poi c'era dentro la busta questo che assomiglia alla tinta, alle tinte anzi di Benefit, ed è un Lip and Cheek Doll. Non leggo tonalità di questo, però lo apriamo insieme per vedere almeno come è fatto l'applicatore. Ah ok, perfetto, questo è l'applicatore. Come se fosse un lucidalabbra, quindi con la spugnettina, ed è rosso rosso rosso, ma veramente rosso natale questo. È appunto un'acqua colorata che va ad arrossarvi le guance o le labbra. È carina la boccettina perché sembra tipo una geisha, anche se non è una geisha mi sa, però c'è questa donnina disegnata. E per ultimo questa, che è una palettina versione natalizia con il punto croce, con i cuoricini e le stelline. All'interno 4 ombretti con un applicatore a spugnetta e un pennellino da un'altra parte. All'interno abbiamo questo specchio, è tutto di cartoncino, e queste 4 enormi cialde. Abbiamo un marrone scurissimo freddo, un
color champagne, un lavanda chiaro e un rosa cipria salmone, anche questo molto chiaro. Swatcho adesso insieme a voi, come potete vedere. Questo un po' meno, l'arancione, cioè il rosa arancione un po' meno, e proviamo il viola, un po' meno. Diciamo che gli unici due che scrivono sono questi due qua, il marrone e il color champagne, che possono essere utilizzati come chiaroscuro per un trucco normalissimo. Poi non ho fatto in tempo a fare il video prima perché ero a Roma e poi perché il pacchetto mi è arrivato veramente all'ultimo. C'era il Black Friday, adesso io sono ignorante, non so fino a quanto dura il Black Friday, ossia gli sconti e tutto quanto, però mi sono stati inviati questi da Madame Glam, che ci avevo già collaborato per gli smalti semipermanenti, se vi ricordate. Mi hanno inviato questi due pacchettini di Tris di smalti. Da questa parte c'è un verde, un lavanda chiaro e un lavanda scuro, e da questa parte invece abbiamo un arancione, un blu e un bordeaux. Questo arancione bello vivo, questo rosso bordeaux che lì sembra un rosso acceso ma è un po' più bordeaux, e questo blu scuro. In quest'altro invece abbiamo questo lavanda scuro, carinissimo anche questo perché è tipo un grigio lavanda, stranissimo. Un lavanda chiaro, io dico lavanda però è tipo veramente un lavanda bianco, cioè. Poi c'è questo verde elettrico, veramente power. Il codice sconto è Gloria Black Friday, Gloria Fair Black Friday, Glo Black Friday, non mi ricordo, comunque ve lo scrivo qui. Non so fin quanto dura, se è già scaduto, comunque vi scrivo tutto nell'info box e qua sullo schermo. Per ultimo vi voglio far vedere degli oggettini che mi ha mandato Bijou di Grosseto, che è appunto un negozio che, con il quale Otta mi ha inviato questi prodotti scelti da lei, però inviati da questo negozio di nome Bijou appunto, e mi ha inviato questi tre prodottini che vi faccio subito vedere. Questa collana fatta tipo una retina contenente tutti i cristalli colorati, tutti i brillantini, ecco, colorati, tutti di colori diverso, con la chiusura a calamita, veramente molto molto bella. E è un braccialetto in realtà, però si può utilizzare anche come collana o appunto come braccialetto, come giro doppio, però siccome io avendo il polso piccolissimo mi cade, preferisco utilizzarla come collana. Poi mi ha mandato questi piercing per il mio Monroe, uno azzurro e uno blu. Poi per ultimo questa collana, che io veramente la desideravo da non so quanto ma non riuscivo mai a farmela inviare nemmeno dai siti perché se la dimenticavano. Comunque questa collana, schiacciando qui appunto c'è dentro l'orologio, ed è il classico orologio da taschino, fatto a collana, però c'è questa farfalla disegnata qua sopra. E ripeto, il negozio è Bijou, ve lo scrivo qui e anche nell'info box, di piazza Manescalchi 8 di Grosseto, e ringrazio Otta e appunto Bijou stessa che mi ha voluto inviare questi regalini qui. Queste erano le cose, se non dimentico altro, mi sto mangiando le parole, no, queste erano le cose che mi sono arrivate ultimamente. Adesso possiamo parlare in totale allegria e tranquillità, io mi metto comoda e sto filmando di nuovo con la Canon, perché come sapete io, cioè non ve l'ho detto, però avrete notato comunque la differenza, l'autofocus, insomma chi è più competente nel campo avrà notato che ultimamente non avevo la stessa videocamera appunto, e ho preso questa, e avevo preso questa che è la Samsung NX3000. Questa qui l'avevo presa perché era in super 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 offerta da Media World e non me la sono fatta scappare, perché ho pensato, quella che ho io per fare vlog è orribile, non si sente niente, vecchissima, quella che va sott'acqua la utilizzerò solo per fare magari le foto sott'acqua, ma quando le faccio, cioè, molto molto bella e comoda. L'unica pecca è che, avendo la messa a fuoco automatica, anche se sto ferma continua a fare la messa a fuoco, quindi si vede ogni tanto la mia faccia che si mette a fuoco e si sfoca eccetera eccetera, quindi vabbè, è l'unica pecca delle messe a fuoco automatiche. Però mi piace tantissimo perché è super nitida, bella, però mi manca anche la Canon come fai video, perché non lo so, mi piace un sacco la Canon come fai video, cioè non c'è niente da dire sulla Canon, è favolosa, la reflex è la reflex, punto. Ridendo e scherzando, ho dovuto cambiare la batteria. E l'unica pecca della Canon è che mi ciuccia la batteria in una maniera assurda, mentre la Samsung dura un sacco. E niente, quindi questo. Parliamo di cose belle. Allora, sono tornata da Roma, sono strafelice. Sono strafelice di essere stata a Roma, ma non sono tanto felice di essere tornata, perché comunque mi mancano Giulia, Otto, Alessio, Nito, Greta, Benito e Greta, i cani di Giulia e Alessio, e poi mi mancano le patatine. È stato bellissimo potervi incontrare tutte quante da mio Pinelli, poi siamo andate insieme al centro commerciale, insomma il video l'avete visto. Ah, una cosa che volevo dirvi, ho dovuto togliere la canzone del pezzo del vlog dove praticamente facciamo l'incontro, perché me l'aveva segnata il copyright, perché come sapete
ho utilizzato praticamente quasi tutte le canzoni originali. E direte: Gloria, come hai fatto a non farti bloccare il video? Allora c'è un sistema. Praticamente, se utilizzate le canzoni sotto i 30 secondi, in teoria YouTube non le dovrebbe contare come violazione di copyright. Il fatto è che io quella canzone non avevo superato i 30 secondi, era 29 e 10 secondi. Però lo stronzo di YouTube me l'ha segnata comunque, quindi ho dovuto praticamente levarla, anziché... Io ho già rimontato il video, potrei ricaricarlo, però perderei tutti i commenti che mi avete scritto. E quindi ho detto: senti, togliamo direttamente la canzone, quel pezzo di video rimane senza e amen. Volevo parlarvi un attimo di una cosa che mi premeva da tantissimo tempo. Molti di voi mi aggiungono su Facebook, io su Facebook sono Gloria Fair, normale come qua su YouTube, che quello era una volta il mio profilo privato, che oramai non è più privato perché ho tipo 5.000 amici e il limite l'ho già superato e non posso più aggiungere nessuna. E infatti ho attivato la modalità segui, e quindi mi potete solo seguire perché agli amici non posso più aggiungervi avendo raggiunto il limite. Quindi ho pensato, siccome veramente siete in tante, io ho già una pagina fan, ma la pagina fan è Fair Glow Nails and Makeup e non la trova nessuno. Quindi ho detto: senti, elimino quella pagina, elimino il profilo e faccio direttamente la pagina Gloria Fair. Così mi potete aggiungere lì, mi potete scrivere solo lì, non ho 1.000 messaggi sparsi in 3.000 pagine, quindi niente, io preferisco fare così. Sicuramente dopo questo video farò questa cosa, quindi vi consiglio di cliccare mi piace alla pagina Gloria Fair, così ci possiamo trovare direttamente lì. Le foto che pubblicherò su Instagram, sempre Gloria Fair anche su Instagram, le catapulterà anche sulla pagina, quindi collegherò non più il mio account privato che cancellerò, ma collegherò Instagram con la pagina fan. Quindi vi consiglio di mettere già mi piace, vi lascio nell'info box il link al sito, insomma alla pagina Facebook, e spero veniate in tante lì, perché poi magari farò anche lì qualche giveaway che mi è magari più semplice sulla pagina Facebook anziché fare un video apposito. Quindi niente, spero possiate aggiungermi meglio lì, perché davvero per me è più semplice, perché stare dietro a 3.000 pagine mi è completamente impossibile. E poi un attimo che stoppo perché scarica anche questa batteria, oggi mi va di sfiga, mi sa che utilizzo l'altra videocamera, sì, aspettate. Ce la possiamo fare. Inquadratura diversa, lo so, scusatemi, ma vedi la pecca di avere una Canon con tre batterie, tutte e tre scariche. Comunque, stavo dicendo, spero che mi aggiungerete in tante. Non vi faccio vedere neanche il casino che c'ho davanti a me. Ho tipo i trucchi del tutorial, le cose che vi dovevo far vedere. Ah, prossimamente voglio fare un video sulle mie, la mia collezione delle Yankee Candle, tra Tarte, Zare, insomma, e quelle altre piccole che non ricordo come si chiamano. Comunque, se vi interessa, ditemelo che vi faccio il video direttamente e vi faccio vedere appunto le cose che ho, cioè tutte le Yankee Candle che ho, perché me l'avete richiesto davvero. Io poi sono una malata di candele, ve lo sapete, oramai è inutile che ve lo ripeta. Poi adesso siamo già a dicembre, quindi posso iniziare a spacchettare il mio calendario dell'avvento. E non è un solito calendario dell'avvento, ma è il calendario dell'avvento di Benefit, che lo sto guardando lì proprio ora, ve lo faccio vedere. Questo è il calendario dell'avvento di Benefit, cioè guardate che figo. Questo l'avevano regalato a me e Alice quando abbiamo fatto l'intervista a Jared su Benefit, appunto. Vi lascio, ci tengo tantissimo, vi lascio nell'info box il link del video che ho fatto, la mia intervista in inglese, e ero veramente straeccitata, emozionata e impacciata, quindi non ridete. Però andatelo a guardare, davvero ci tengo tantissimo. E niente, in quell'evento che c'è stato quella mattinata con la colazione che abbiamo fatto insieme da Benefit, è stato bellissimo, hanno presentato il Bling Brow, che l'avrete già visto magari in giro, e sono proprio questi brillantini che si applicano sulle sopracciglia. Sono questi qua, ed è una nuova uscita che è uscita a novembre e sarà in limited edition fino a gennaio, non so poi se la prolungheranno, non lo so. Comunque è appunto una nuova cosa che fa la Benefit nei brow bar, quindi nei brow bar di Benefit all'interno delle Sephora, solo appunto dove c'è il brow bar, adesso non ricordo le città, vabbè. E fanno questa applicazione di questi brillantini, questi Swarovski, veri Swarovski, sulle vostre sopracciglia. Potete decidere voi come metterli, quanti metterne, insomma, poi in base a quanti ne mettete, dove li mettete, bla bla bla, c'è un costo, insomma, di questa cosa. E niente, poi ci ha regalato questo calendario dell'avvento con all'interno tutte le mini size di Benefit che io non vedo l'ora di aprire. Tipo, potrei già aprire la prima casella con voi, ma sì, dai. Ok, la apriamo in diretta. Allora, la numero 1
sto rompendo il calendario. Ok, la posso fare. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh, queste vanno dritte dritte nella mia agenda. Perfetto, guardate cosa ho trovato. E clippettine per i fogli. Qui non ci trovate solo praticamente trucchi, ci potete trovare anche cose varie. Non lo sapevo, io pensavo fossero solo mini tagli di trucchi. Fichissimo, vabbè, questa la tengo fuori. E poi ci avevano regalato, oddio, faccio vedere tutto, anche questo che è praticamente un kit completo di tutti questi prodotti. Allora, questo è fatto all'esterno in questo modo ed è tipo una casettina, un negozio, eh? E qui ci sono tutti i prodotti che trovate all'interno, tra cui non vedo l'ora di provare Lula Bronzer, che è l'unico che non ho di Benefit, quindi poi lo aprirò e magari metterò una foto su Instagram di quello che ho trovato. Vabbè, sapete già cosa trovate. Se volete sapere cosa troverò negli altri giorni, posterò le foto su Instagram, quindi seguitemi anche su Instagram per vedere quali cose ho trovato, se vi interessa saperle. Ok, io parlo sempre tantissimo, però ho sempre tanto da dirvi, perché avrei altre cose da dirvi, però al momento non mi vengono in mente. Per adesso quelle cose che mi premevano erano queste, quindi pagina Facebook, dirvi grazie anche in questo video. Ah, e moltissime, io sto digerendo non so cosa perché non ho mangiato, però vabbè. Ah, un'altra cosa, allora, troppe cose da dirvi. Ok, allora, voglio fare un preferiti dove vi parlo tipo di tutte le cose, tipo canzoni, cibo, che mi sono fissata ultimamente. Chiedo scusa perché non sto più facendo la posta di Gloria, e chiedo anche scusa perché non sto più facendo i preferiti che facevo con Giulia, però mi viene davvero difficile farlo mensilmente perché a malapena riesco a fare i video che voglio fare con quelli che devo fare, quindi veramente è un casino totale. Quindi quello che farò d'ora in poi sarà, una volta ogni morto di papa, un preferiti mio personale. Per quanto riguarda le collaborazioni con le persone, in tantissime ogni volta mi chiedete di collaborare con voi. Non è che non lo faccio per snob o altre cose, perché come vi ho detto, mi è davvero difficile poter fare un video collaborazione con ognuna di voi. Cioè, dovrei tipo fare un trucco, dire questo è in collaborazione con una e dire un nome a caso, ma non mi sembra giusto. Quindi quando vorrò fare questa super mega collaborazione che tiro avanti da un anno, veramente ve lo annuncerò in un video, ci organizziamo e la facciamo tutte quante, così accontento tutte e non devo portare avanti collaborazioni mensili con qualcuno che poi magari qualcun altro si offende. Quindi scusatemi se sto ragionando in questo modo, ma davvero non voglio far offendere nessuno, quindi preferisco togliere tutto quello che ho per adesso e magari metterle più avanti quando avrò già fatto i video con tutte voi, ecco. Spero di esservi spiegata, e quando parlo faccio su un casino. E poi cosa vi volevo dire? Che oltre ai preferiti che voglio fare, voglio ritornare a fare la posta di Gloria, perché non la sto più facendo, perché anche qui non ho il tempo di segnare i nomi, i saluti. Allora, facciamo in questo modo. Io faccio un prossimo video dove vi chiedo di chiedermi quello che volete, quindi, e in più in quel video, se volete essere salutate, vi inizierò a segnare da quel video lì. Non so quando lo girerò, non so quando lo caricherò, quindi spero sempre presto, cosa impossibile, però spero di potercela fare. Una cosa che voglio fare, sono tanti video che io vorrei fare, come la morning routine, la bedtime routine, la skincare, i miei prodotti da skincare, sono davvero tante tante cose che ho in progetto, in mente, perché mi diverte tanto fare questi video, però il tempo è davvero sempre poco e faccio su un casino. Perdonatemi se non sono come magari le altre youtuber che fanno video perfetti sempre, quelli che volete, quindi chiedo scusa per questa cosa perché sono veramente una rincoglionita io. Però vabbè, questo era tutto, io spero vi abbia fatto piacere aver sentito parlare sta pazza per minuti svariati. Avrei da dirvi tantissimo altro che in questo momento non mi viene in mente, perché non so, è come se la videocamera mi mette una sorta di soggezione, non mi ricordo cosa devo dire, quindi se avrò qualcos'altro da dire lo vedrete in un prossimo video chiacchiericcio. E basta, sì, ce l'ho fatta. Io vi saluto, vi mando un bacione, non faccio durare questo video un'eternità. Vi voglio bene e spero di incontrarvi tutte quante, abbracciarvi tutte quante un giorno e poter dire io ho abbracciato e conosciuto tutte le mie patatine. E vi volevo ringraziare perché io veramente non ci credo, alle oltre 40.000 persone che mi guardano, cioè che mi guardano, che sono iscritte al mio canale, che mi guardano no, però che mi sono iscritte al mio canale, io ancora non ci credo. Sembra una frase fatta, una frase solita che sentite dire a tutte le youtuber quando raggiungono un livello.
non ci sono livelli, però nel senso, per me è davvero un traguardo, cioè un traguardo, non me lo ero neanche imposto questo traguardo, quindi divento rossa al sol pensiero che siamo in 40.000, oddio, ok, va bene, quindi spero un giorno di potervi incontrare tutte e poter dire davvero che vi ho salutate, vi ho abbracciate e tutto quanto, quindi grazie per tutto l'affetto che mi dimostrate e che mi chiedete sempre del mio papi, giuro che poi taglio, mio papà sta sempre uguale, brutto da dire, però purtroppo la sua malattia, come vi ho detto nel video dove vi parlavo di lui, è degenerativa, quindi non va mai a migliorare. Mi fa tanto tanto piacere leggere che mi dite spero che tuo papà guarisca presto, però purtroppo non guarirà, è brutto da dire, dirvela così, schiaffeggiarvela così in faccia, però davvero mio papà purtroppo non guarirà, però potrà solo peggiorare, ma non è il modo in cui la voglio vedere, quindi facciamo tutti da questo senso finta di niente per non star male, per non star male, ecco, quindi mio papà sta normale, non dico bene, mio papà sta normale, quindi vabbè, ve lo saluto da parte vostra, vi manderò un enorme bacione e un enorme abbraccio, io davvero vi ringrazio tantissimo, anche all'incontro mi avete chiesto come stava mio papà, siete troppo troppo dolci, va bene, con questo chiudo, vi lascio andare e vi mando di nuovo un enorme bacio, un enorme abbraccio, basta! Oddio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mua! Ciao, Cibu. Ti ricordi di me? Sono Andrea. Conviviamo insieme. Volevo solo ricordarti che... è brutto. Scusate, questa ve la devo far sentire. Cioè, io stavo finendo di filmare il video che vi ho salutato. Cioè, guardate Andrea che è dall'altra parte della stanza cosa mi ha mandato. Cibu, quando vuoi è pronto. Cibuz è pronto. Cibuz è sempre più pronto. Cibuz è pronto. Cibuz è pronto. Cibuz. Oddio, mi fa morire questa. Ehi, ciao Cibuz. Ti ricordi di me? Sono Andrea, conviviamo insieme. Volevo solo ricordarti che è pronto.